Buonasera a tutti, ecco, abbastanza puntuale anche stasera. Io vi ringrazio e cerco di entrare subito sui temi della giornata, incominciando dall'ordine che ci eravamo dato, che è quello di parlare di abbigliamento, di sport e di palestre. Anche quest'oggi sono arrivati molti commenti, molte delucidazioni, molte richieste di chiarimento. Allora, l'abbigliamento, devo dire che risente un po' di minor calore rispetto ai ristoranti, rispetto al numero di commenti, ma forse perché c'è più tranquillità, certamente nelle misure, diciamo, di distanziamento, perché a parte i grossi marchi, che però non rientrano, come dire, nella nostra preoccupazione principale, noi ci preoccupiamo soprattutto dei piccoli negozi al dettaglio, di quelli che, come dire, fanno fiorire i nostri centri storici e quindi di piccoli esercizi che, da quanto ho capito, non hanno grossi problemi di distanziamento sociale, hanno un po' di problemi invece sulla disinfezione dei camerini, anche se credo che sia abbastanza chiaro come questo deve essere fatto. Soprattutto c'è un po' di preoccupazione, come mi avete fatto notare, sulle sanificazioni degli indumenti. Ecco, da questo punto di vista credo che e si debba arrivare a linee guida veloci e precise, perché l'apertura potrebbe essere il 18 di maggio, sembra sia il 18 di maggio, noi vorremmo che fosse anche prima, ma qui, soprattutto per certi tipi di abbigliamento e soprattutto andando verso una stagione evidentemente, speriamo, calda, quella estiva, la prova degli abiti può essere, come dire, piuttosto impegnativa e quindi può coinvolgere questi esercenti. Non c'è ancora ad oggi una linea guida, qualcuno mi ha suggerito, qualcuno dice che ci sono lavanderie specializzate, che però anche qui si trovano soprattutto nei grossi centri. Noi dobbiamo pensare che queste misure riguarderanno tanto il comune da 500 anime con un piccolo negozio di abbigliamento quanto il comune di Torino, quindi dobbiamo fare in maniera che questa pratica sia condivisa da tutte le lavanderie del territorio, perché è evidente e speriamo che il numero dei capi da cambiare sarà molto, e quindi da questo punto di vista la nostra capacità di scrivere delle linee guida chiare sarà a beneficio di tutti noi. Mentre invece c'è molta effervescenza sul tema delle palestre e dello sport. Io ho riscontrato buone pratiche in giro per l'Italia e mi sono state suggerite, e a mia volta le ho suggerite in questi giorni a chi mi ha scritto. Coloro che hanno delle palestre sono più o meno trattati come coloro che hanno dei ristoranti, cioè vengono trattati come dire, solo luogo di divertimento, mentre sappiamo benissimo che le palestre sono non solo un motore economico di una parte del nostro prodotto interno lordo, perché occupano tante persone, ma sono anche dal punto di vista psicofisico un elemento essenziale nell'equilibrio di tutti noi, e molti di noi, o come palestra o come sport, di cui parleremo dopo, trovano in queste pratiche un momento di rilassamento necessario con i ritmi della vita attuale. E allora io credo che ci saranno due strade, certamente il distanziamento sociale e il numero massimo di atleti e di, come dire, appassionati che vorranno recarsi nelle palestre, con un'attenzione particolare all'occupazione degli spogliatoi, a un numero nello spogliatoio e della sanificazione delle docce, evidentemente, ma credo anche che, come vi dicevo prima, le buone pratiche messe in campo da alcuni sindaci che dobbiamo cercare di estendere sono quelle relative alle palestre all'aperto. Io credo che queste possano servire molto per i clienti della palestra, ma per assurdo possono anche ampliare l'offerta a coloro che in palestra non ci andavano e che magari potranno, come dire, intraprendere questa nuova strada in un luogo un po' diverso dal consentito. E allora credo che in questo caso, come sempre, i sindaci siano fondamentali per mettere a disposizione luoghi pubblici, parchi, magari e certamente regolamentati, a quelle palestre che non hanno la possibilità di farlo nelle loro proprie pertinenze, che non hanno magari aree verdi nelle loro proprietà, ma sicuramente che potrebbero attrezzare luoghi con, come dire, dimensioni diverse, con attrezzature particolari, ma che potrebbero sopperire per questi mesi alla carenza di spazi al chiuso. Ecco, l'hanno già fatto altri comuni, credo che questa possa essere una buona pratica, suggeritami e da voi e anche da ampliare su tutto il territorio regionale. Veniamo poi allo sport. Lo sport è un tema molto caro a me, che sono un podista e che in queste settimane ho dovuto sacrificare la mia passione, come molti di voi. Qualcuno ha fatto le virtual race, le virtual run, la 24 per un'ora ad esempio, che ad Asti ha avuto molto successo, ma sappiamo noi tutti quanta voglia abbiamo di poter riprendere la nostra attività. E allora dal 4 di maggio questo sarà consentito. Io devo essere chiaro anche da questo punto di vista, e poi entriamo nel dettaglio. Il Presidente
presidente Cirio sta valutando con attenzione il dato del contagio. Sono uscite notizie che poi, come sempre, giustamente i giornali elaborano e fanno un pochettino più ampie di quello che sono. Non ci sono ancora decisioni preconcette, io credo che valuteremo con estrema attenzione. Il governo darà la possibilità dal 4 di maggio di tornare a correre in maniera individuale o con un distanziamento di 2 metri. Noi dovremmo essere responsabili, noi tutti, in prima gli amministratori del Piemonte ad aprire quando il dato del contagio ce lo consentirà, ma credo che probabilmente il 4 di maggio per la corsa sarà il momento buono. Ma poi dovremmo essere responsabili noi tutti, noi podisti, noi genitori, noi amici, a non lasciarci prendere la mano. Non è ancora finita l'emergenza, possiamo forse e probabilmente rigoderci i momenti di divertimento e di corsa, ma mantenendo ancora quelle misure che ci garantiscono il divertimento e anche la sicurezza. Quindi, da questo punto di vista, i podisti e i ciclisti, mi ha scritto ieri un vecchio amico rossonero di Alessandria, anche lui potrà andare in bici nuovamente con i suoi amici, mantenendo le distanze. Naturalmente questo deve essere, come dire, spiegato a tutti, nel senso che la pratica sportiva fa bene, l'attività motoria fa bene perché bloccare per troppo tempo la pratica motoria vorrebbe dire creare altri problemi dal punto di vista psicofisico alle persone, quindi una popolazione non può star senza l'attività motoria. Qualcuno mi ha suggerito, e lo leggo qui nei miei appunti, di farlo solo i tesserati. Io, dal punto di vista personale, che sono tesserato, ne potrei godere lo stesso, ma credo in questo momento non sia giusto. Non sia giusto perché ci sono tante persone che da 2 mesi ormai non escono di casa e non fanno neanche 1 chilometro di corsa. Quindi credo che tutti abbiano il diritto di farlo, con il dovere di farlo rispettando le regole. Chi mi scrive invece sugli sport e mi telefona: la danza sportiva, è vero, la danza non è solo, come dire, collettiva, ma ci sono anche atleti importanti. Allora, gli atleti importanti vengono trattati, quelli riconosciuti a livello nazionale e come atleti di interesse nazionale dalle proprie federazioni, vengono trattati in maniera un po' diversa. Naturalmente la danza potrebbe rientrare in questo se è una danza e lo scopo e l'attività viene svolta a livello individuale. Quindi io non sono un esperto né pratico né intellettuale della danza, devo dire che però gli atleti di livello nazionale certamente potranno cominciare a allenarsi dal 4 maggio, mentre quelli, le attività collettive, verranno rimandate più avanti. E da questo punto di vista ci sono tante fattispecie di sport che potranno ricominciare se di livello nazionale a compiere i propri allenamenti a livello individuale. Io credo che da questo punto di vista si debba appunto riprendere quanto vi stavo dicendo prima. Le valutazioni in Piemonte sono un po' diverse dal resto d'Italia perché ci va pazienza, ci va attenzione. In tanti mi avete scritto, e concludo, come dire, la parte stringente degli argomenti che ci eravamo dati, rispetto a il takeaway, rispetto a quello che vi dicevo, le misure che potrebbero essere ancora ristrette in Piemonte. Ci stiamo pensando, tutti sappiamo benissimo, benissimo qual è la situazione, tutti sappiamo benissimo che dobbiamo ripartire, non sono i 2 o 3 giorni che fanno la differenza, ma l'obiettivo non è quello del takeaway, l'obiettivo è quello di riaprire subito, di riaprire velocemente, appena le condizioni ci saranno, appena i dati del contagio ce lo consentiranno, ma di riaprire in sicurezza. Ecco, io credo che il ragionamento sia quello. Noi comunque dovremo riaprire in un momento in cui la pandemia non sarà finita, sarà molto ridotta, certamente, ma non sarà finita. Allora la responsabilità individuale farà la differenza. Noi dobbiamo farci trovare preparati sia come clienti, come fornitori, come utenti, e gli altri come titolari dei negozi, come esercenti, a fornire tutti gli strumenti perché, come sempre, il Piemonte si dimostri un territorio nella sua gran parte responsabile e la fiducia che ci verrà data sarà ripagata. Stessa cosa vale per il trasporto pubblico. Ieri sera, come vi ho detto, ho avuto questo momento di gloria, se così si può dire, molto ironicamente, naturalmente, rispetto alla trasmissione Pomeriggio 5, dove ci è stato chiesto di rappresentare quale sarà l'ipotesi di trasporto del futuro, e molte, come dire, osservazioni, anche critiche, mi sono arrivate rispetto al fatto che quello è il mondo dei sogni. Quello purtroppo è il mondo dei sogni, quello è il mondo che ci viene rappresentato dalle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Io ho voluto dare il senso di quello su un pullman che da 100 posti passerà a 13, non perché sarà quello che succederà, ma quello che c'è scritto nel DPCM. E allora il rischio qual è? Che quel mondo dei sogni che viene rappresentato, che difficilmente riusciremo a far rispettare per tanti motivi, è e non deve essere lo stesso nelle linee guida che verranno emanate per ristoranti, bar, negozi, centri estetici, parrucchieri ed altro, perché sennò rischiamo solo di mettere nelle condizioni degli esercenti di avere delle belle regole e di doverle
disattendere con rischio e pericolo loro, perché sono scritte non da coloro che lavorano, ma da coloro che fanno di professione i regolamenti e le linee guida, ma che non sono mai entrati in un negozio, che non hanno mai messo una pizza nel forno. Ecco, noi dobbiamo evitare che tutto questo continui e dobbiamo fare delle regole semplici e attuabili davvero. Con questo io non voglio tediarvi oltre. Credo che domani si affronteranno alcuni temi, affronteremo alcuni temi fondamentali, che ritengo davvero fondamentali. La mobilità abbiamo già detto abbastanza, vi potrò dire domani, perché abbiamo degli incontri in giornata, quello che potrebbe ripartire dal 4 maggio a livello di linee ferroviarie e di trasporto su gomma. Ci stiamo attrezzando per la fase 2. Ma soprattutto un tema molto caro a me e a tanti di voi che mi avete scritto, che è quello legato all'infanzia, ai centri estivi, e cosa faremo insieme con per i nostri bimbi in quest'estate, perché nessuno di noi può pensare, al di là del fatto che avremo i nonni, non avremo i nonni, i genitori potranno prendere il permesso, al di là di quello noi non possiamo pensare di tenere i nostri bimbi lontani dai loro compagni per ancora dei mesi, perché dobbiamo essere amministratori seri anche da questo punto di vista e guardare in prospettiva, e la prospettiva è quella di avere forse troppi bimbi disadattati fra molti anni. Tratteremo di questo, tratteremo anche, sperando che escano dei chiarimenti, il tema del ancora dei parenti, dei congiunti, della mobilità. Sembra abbastanza, come dire, chiaro ormai in questi giorni. Cosa ci preoccupa è che sui vari siti non siano ancora uscite le FAQ, le risposte alle domande più frequenti, non sono ancora uscite, ma domani potrebbe essere il giorno giusto e quindi approfondiremo. Se avete delle notizie da questo punto di vista, delle domande, fatecele sulle nostre pagine social. Chiedo scusa a tutti, è evidente che in 10 minuti non voglio farvi addormentare, non posso rispondere a tutte le domande, cerchiamo però, almeno dal punto di vista dei messaggi che ci mandate, di rispondere più o meno a tutti o con la diretta o con i messaggi scritti. Grazie e buona serata.